Oggi, come 10 anni fa, la città non è stata presente. Sono sicuro che è molto amato, anche se fisicamente oggi appunto la città non c'è, non è presente. Però sono certo che è molto amato. 10 anni da quel giorno maledetto, ieri come oggi. E come sempre sarà, sempre verremo, sempre saremo presenti a onorare Fabrizio Quattrocchi. Per quello che ha fatto e per quello che ha detto e come l'ha detto. Nel momento in cui veniva a mancare la sua vita. Prima che lo portassero via, diciamo, non disse niente, si alzò dalla stanza e ci salutò con tranquillità e serenità. E poi uscì dalla stanza. Ci venne detto semplicemente che, che lo dovevano liberare, che l'avevano liberato. Ufficialmente poi abbiamo saputo il momento in cui siamo stati liberati dalle forze speciali americane, dove poi l'ambasciatore nostro ufficialmente ci ha detto che era deceduto. Se si sono guardati intorno, venuto, hanno scelto Fabrizio, era a caso. Chiaramente, come diceva Maurizio, lui era giù da qualche mese prima di noi, aveva un badge definitivo che lo giustificava per quello che faceva. Potrebbe essere questo uno dei casi, come potrebbe essere magari che è capitato a lui.